lo crea anche a voi. Per me questa vittoria ha spiegato bene agli elettori cosa vogliono e cosa vorrebbero da una legge elettorale. Se uno dice ok tutti uniti, poi vuole una legge elettorale che non è il maggioritario, per cui che non dà chiarezza subito a chi va a votare dello schieramento che ci sarà dopo, probabilmente vuole tenere in realtà un piede su due staffe. Non, quello che dice è ben diverso da quello che poi fattivamente vuole fare. Io voglio solamente dire su Padova, noi, è stato bravissimo Bitonci, non penso sia la faccia cattiva o della Lega, ci mancherebbe altro, perché è stato un bravissimo amministratore, penso che questo l'avessero detto anche il gradimento dei cittadini in tutti i sondaggi prima. Ha avuto un tradimento mentre governava da parte di Forza Italia. Cioè lei imputa la sconfitta di Bitonci al tradimento all'interno del centro-destra. E questa parte di Forza Italia ha corso poi con il PD durante queste amministrative, per cui credo che questo magari sia stato poco capito anche dagli elettori, che non riescono magari a scindere. C'è Forza Italia, una parte che ha corso con lui, un'altra perché, di là. Insomma, sono disorientati. Gli elettori sono tutto un pochino stufi di queste cose, vedere queste cose in politica, per cui politici non riescono a ben comprendere. Magari non sono andati a votare una parte di questi elettori, per cui faccio fatica a imputare qualcosa di sbagliato. Perché lo dobbiamo dimenticare, l'altissimo astensionismo che c'è stato. E quello lì è dovuto anche ai giochini, quelli come ci chiamiamo, cosa facciamo, dove si parla poco dei programmi. Cioè le persone dice sono molto più pragmatiche, non voglio leader più. Quello, no, quell'altro. Però mi dice no, io una ho preso cosa, 10, quell'altro ha preso 9, che diventa dice veramente maggioritario, ridicolo. Ma con chi lo fa il maggioritario? C'è nel Parlamento? Ma io penso che oggi la possibilità Forza Italia, di farlo? Oggi Forza Italia debba riunirsi. Capire all'interno di Forza Italia quale direzione vogliono prendere. Questa amministrativa hanno fatto vedere che o con candidati di partito o con, fra virgolette, civici. Comunque la presenza di Salvini c'è stata in tutta la campagna elettorale, ha fatto più di 200 incontri, è stato tantissimo a Genova e Verona, che poi abbiamo vinto. La linea sui programmi presentati era una linea molto leghista, perché Bitonci avrà linee leghiste, ma anche le linee per quello che riguarda i programmi avuti e presentati in questi comuni, per cui io penso che gli elettori siano stati chiari. Sicuramente questo è un voto che ripercorre in numeri minori, però quello che c'è stato con il referendum, la gente vuole tornare a votare. Io una su tutte, l'Emilia, ho avuto 5 comuni che sono andati al ballottaggio, 5 comuni persi tutti dal PD, in 3 ha vinto il centrodestra, in 2 hanno vinto dei civici. Io penso che questo sia un messaggio chiaro, al di fuori anche dei candidati che sono stati presentati, un messaggio chiaro che sicuramente è legato anche all'immigrazione, ma in generale alla non all'immigrazione in sé per sé, alla gestione dell'immigrazione e alla negazione che buona parte della sinistra di un problema che c'è e che si manifesta molto nelle periferie, ma piano piano si sta manifestando anche nei centri delle città. Allora.